Grazie a tutti per essere venuti. Io non, la mostra di questa settimana non me la sarei persa per niente al mondo, ci sarei venuta con una gamba sola. E eccomi qui. Oggi esponiamo le opere di un giovane talentuoso, Michele Rave Grassani. Abbiamo qua la mamma perché Michele vive nell'East Village a New York, dove sta frequentando l'Accademia d'Arte Nazionale di New York. È una scuola molto prestigiosa, come immaginate, l'Accademia newyorkese, e si accede solo attraverso degli esami molto, come posso dire, molto severi, e non tutti vengono accettati. Quindi un plauso al nostro Michele. E Michele, come avete visto dalle opere in vetrina, spazia dal formale all'informale e diciamo che per lui, come per i grandi artisti, la pittura ha una funzione salvifica, nel senso che quando dipinge, quando crea, io so che si rilassa e mette su tela tutti i suoi sentimenti, tutte le ansie, le paure. E quindi la forma d'arte, la pittura, come per lui anche la cinematografia, perché fa dei corti, la poesia, mettono in risalto l'animo poetico di questo giovane. E quindi Gigi lo spinge a più non posso perché evviva un giovane che prende il tempo di dedicarsi alle sue passioni in questo mondo che, insomma, non dà solitamente molto risalto alle passioni dei ragazzi e poi anche degli adulti, ahimè, perché poi quando diventiamo grandi ci dimentichiamo di quando eravamo piccoli. Poi ci sono dei casi che si ricordano e allora li vedi. Infatti, una cosa che mi piace del mio papà, e cito Picasso, no? Che diceva: l'artista, e lo posso dire, è un po' piaggeria perché parli del papà, però lo dico a testa alta: l'artista è colui che quando è davanti a una tela si ricorda di quando era bambino. E per me mio papà ha questo modo proprio istintivo, istintuale di raffigurare, Raffigurarsi. di dipingere, che solo se un'anima bella e se una persona è bella dentro riesce così poi a trasmettere. E sempre una cosa, una nota personale, scusatemi, però ci vuole, perché quando parlo dell'America mi emoziono. Vorrei fare non i complimenti, molto di più a Fiamma ed Enrico, i genitori di Michele che hanno creduto in lui e che l'hanno spinto con tutti i sacrifici che un genitore può fare, perché sai che starai lontano dal figlio, sai che non lo puoi vedere quando hai voglia, insomma non è lì, quando vuoi andare a bere il caffè lui non c'è. Però di spingerlo in questa avventura e di spronarlo ad andare in America, perché io quando ero molto più giovane, grazie a Giovanni e a Gigi, che sono i miei mentori, ho realizzato il mio sogno e sono andata, come sapete, 12 anni, alcuni di voi lo sanno, a Los Angeles, ero proprio piccinina, e però grazie a loro ho potuto diventare quello che avrei Diventare, voluto diventare. diventare, Quindi questa è una cosa grazie importante. e grazie a tutti voi per essere qui. Alla fine poi ho un piccolo annuncio molto bello. Lasciamo la parola al Grazie professor Simona. Michele. L'opera di Grassani si può sintetizzare con due termini. Uno è lo sperimentalismo. Tutto quello che lui fa è una sperimentazione e da qui deriva anche una inclusività. Ci sono tutti, come dire, tutte le poetiche, tutte le intenzioni, quasi che scaturissero quotidianamente dalla sua vita quotidiana, appunto. Lo capiamo anche dai titoli che lui dà alle cose che fa. Ci sono quadri, ma in realtà poi sono dipinti, sculture, installazioni, fotografie, video. Cioè lui è in una continua,
possiamo dire, situazione di vedere cosa si può fare. E quindi tutte queste, questi mezzi, queste poetiche, normalmente si sono sviluppate, almeno nella modernità, attraverso decenni. Ecco, adesso penso che lui stia facendo una sorta di rivisitazione di tutte le poetiche del Novecento per andare oltre. È quello che un po' fa il postmodernismo, ma io non lo chiamerei postmodernista. Lo chiamerei appunto aperto alla sperimentazione, che non si è ancora conclusa. Come se lui riuscisse a produrre materialmente i sentimenti della quotidianità, che non sono sentimenti nel senso sentimentale, ma sono sentimenti nel senso di che cosa significano, dell'idea. Perché una delle caratteristiche delle sue opere sono che mischia l'intelligenza con la sensazione. È perciò che forse partendo dai dipinti arriva alle sculture, ai disegni e alle installazioni che diventano le cose più concrete. Naturalmente la dimensione più attuale dell'arte, che ne ha tante, ma una delle più attuali, è la cosiddetta concettualità, l'arte concettuale, dove oltre quello che si vede, quello che si vede vuole suggerire qualcosa che si può solo spiegare in parole, che però il pittore non spiega, lascia agli spettatori di dire quali sono i concetti che secondo loro ci sono dietro ciò che vedono. Naturalmente in questo lungo processo evolutivo lui ha, come ha detto anche Simona, sperimentato tutte le poetiche, dal formale all'informale, al figurativo. Ho visto ultimamente qui che c'è una scarpetta di danza che non mi aspettavo veramente, ma appunto con questi autori contemporanei non bisogna aspettarsi niente, bisogna stare a vedere cosa succede, perché ogni volta ci può essere una sorpresa. Inoltre questa concettualità, appunto, siccome non è determinata, non solo lascia a noi di interpretare quello che vediamo, ma credo che lascia all'autore stesso il compito di inventare ogni giorno una cosa che apparentemente sembra diversa, ma che poi quando consideriamo l'insieme vediamo che è semplicemente un altro aspetto di quel modo di fare arte che è il suo proprio. E naturalmente questo si può dire per la forma, si può dire per la figura, si può dire per i colori. Che tutto quello che vediamo in un certo senso trascende quello che si vede, appunto per diventare qualcosa che quando poi ci abituiamo a guardare le opere Di Michele. di Michele, io lo chiamo sempre Grassani, di Michele, ci rendiamo conto che siamo arrivati a delle conclusione, o meglio, ad una tappa interpretativa che noi stessi non ci aspettavamo. E allora cominciamo a capire che guardando le cose dobbiamo vedere come sono la premessa di qualcosa che o noi stessi poi immaginiamo e deduciamo, oppure lui stesso poi concretizza con i quadri successivi. Delle cose molto evidenti sono per esempio la serie di quadri che l'ho chiamato Aura o Aure. Sì, Ecco, Aura. E che appunto si avvicinano al monocromo. Il monocromo è una delle tante invenzioni per cui qual è l'essenza della pittura? L'essenza della pittura è estendere un colore su una superficie. Allora io stendo un unico colore su una superficie tutto azzurro, tutto verde, tutto. Questa è l'essenza della pittura, perché la pittura consiste nel stendere del colore su una superficie. Questo sarebbe ridotto all'essenza. Naturalmente i monocromi, come tante altre cose, non dico che sono passati di moda, ma sono stati fatti e adesso
Non c'è nessuno che arriva e dice ecco sto inventando il crono, il monocromo, perché è già stato fatto. Ma un processo di questo tipo Grassani lo fa con tanti altri elementi di poetica, per esempio dei grovigli. Io adesso non mi riferisco solo a quello che ho visto qua, perché anzi quello che ho visto qui l'ho visto solo oggi, mentre invece da giorni, da tempo, stavo guardando tutte le opere su internet. Per esempio, le immagini si trasformano o si mischiano con la scrittura. E questo significa anche un'altra cosa, che ho capito più recentemente, quando ho visto questo libro-poema che mi hanno fatto vedere, che è, come definirlo, se vi chiedessi che cos'è, voi potreste dire poesia, ma non è poesia, che vedete come è fatto, è qualcosa che deve essere anche vista, potremmo chiamarla poesia concreta, ma la poesia di per sé che cos'è? La poesia si distingue dalla prosa perché va a capo prima che il significato della frase sia completato. Di solito la prosa arriva a completare la frase, c'è il punto, e poi si va a capo. Invece la poesia non completa il significato sintattico di ciò che si sta dicendo, ma va a capo prima. Perché? Perché vuole indicare una scansione della voce che non è quella della sintassi, cioè che non è quella del significato, ma è quella di una musica. Ma la pittura che cos'è? È appunto una scansione di forme, di colori, di linee su appunto di solito una superficie e fatta in modo arbitrario come la scansione dei versi nella poesia. Allora, qual è, come dire, un possibile punto di contatto tra la poesia e la pittura, tra la poesia e l'arte visiva? Che anche la poesia non va solo, come dire, percepita con l'intelligenza, ma va percepita con le orecchie e va percepita anche con gli occhi. Anche, come dire, la scansione degli accapo in una poesia è qualcosa che contribuisce al suo significato. Non è un significato propriamente intelligibile, perché quello c'è già nel significato delle parole, ma è un significato sensibile, perché infatti l'arte è l'insieme dell'intelligibile col sensibile. Allora, questo ultimo prodotto dell'inventività, della creatività di Michele, sta appunto in questo. Naturalmente questo si può anche leggere, perché appunto è una poesia che dice qualche cosa, si potrebbe pensare che sia anche un racconto, perché in realtà è un dialogo poetico oppure una poesia dialogata in forma di dialogo. Quello che conta però appunto è che noi dobbiamo passare non solo da una pagina all'altra, ma da uno spazio all'altro. Allora questo, che cosa, a prescindere dal significato specifico di questo libretto in particolare, che cosa ci suggerisce? Ci suggerisce che la ricerca sperimentale di Michele è andata oltre alla commistione delle varie poetiche propriamente pittoriche ed ha cominciato a esplorare la commistione con le poetiche di altri tipi di arte. Allora, come dire, si mischia o si supera, ecco, forse è meglio dire supera, la particolarità della pittura, la particolarità delle arti visive, la particolarità invece della narrativa o della poesia. E quindi tutti i mezzi visivi, quelli della musica, quelli della narrazione, quella delle parole, quella dei significati che le parole comunicano, viene mischiata
si tende a cercare nella teoria critica contemporanea l'essenza, la ricerca dell'essenza è sempre stata fatta, come ho detto, il monocromo cerca l'essenza della pittura. Adesso invece si cerca l'essenza non di un'arte, ma dell'arte in generale, cioè che cosa hanno in comune tutte le arti? E infatti gli artisti contemporanei cercano di mischiarle. Ecco, questo è, come dire, il dilemma, il significato che gli artisti contemporanei propongono a se stessi, prima di tutto, ma poi a tutti. Questo, non necessariamente deve piacere. Sono tanti pittori o artisti contemporanei le cui opere vengono vendute a miliardi che a me non piacciono per niente, o addirittura li trovo assurdi. Faccio un esempio celeberrimo, Marina Abramovic. Marina Abramovic fa delle performance in cui lei, prima insieme al suo compagno, adesso da sola, perché si sono lasciati, si mettono in una certa situazione, per esempio erano alla Reggia di Caserta, una porta, lui e lei di fronte, ai lati di una porta, e i personaggi, le persone che venivano a visitare la porta dovevano necessariamente, siccome non c'era spazio, urtare loro. Nella stessa occasione, invece, lei si presentava di fronte agli spettatori e diceva agli spettatori di colpirla con degli arnesi che le aveva preparato, ma anche solo con le mani. E quindi le persone che venivano a visitare la mostra avevano il compito di picchiarla. Ecco, a me questo sembra Beh, alcuni un'idea io, da psicopatica. alcuni pittori li piccherei dopo aver visto le opere, secondo me la soddisfazione Ma questo, a genuina. prescindere che a me, secondo me, lei è una pazza psicopatica, il fatto è che resta comunque che il senso del fare arte che hanno gli artisti contemporanei consiste nel cercare di capire quale senso ha l'arte. Naturalmente per secoli l'arte ha avuto dei soggetti religiosi e quindi i quadri che c'erano nelle chiese, eccetera, erano così chiamati anche la Bibbia dei poveri. Perché? Perché la gente che non sapeva leggere non poteva leggere la Bibbia, perché appunto non sapeva leggere. E allora ciò che veniva prima esposto dai predicatori dal pulpito, ma soprattutto successivamente poteva vedere ciò che gli era stato raccontato di ciò che c'è nella Bibbia nelle immagini, nelle vetrate delle chiese, nei quadri. Quindi la pittura per tutto il Medioevo, ma fino, potremmo dire, al 6-700, aveva questo scopo di illustrare prima di tutto la religione, ma poi anche ogni altra cosa a cui si voleva dare importanza. Tanto è vero che, per esempio, la ritrattistica ritraeva i re, i principi, le persone importanti. La stessa cosa è successa con l'inizio della fotografia. All'inizio della fotografia si fotografavano le persone ritenute importanti, anche se non erano re. Per esempio, lo dicevo ieri, ma non mi ricordo dove ero ieri quando ho detto questo. Ah sì, al Broletto per la terminazione della mostra fotografica. Uno dei primi inventori della fotografia, Nadar, faceva i ritratti, ma a chi la faceva? Alle persone importanti. A me è rimasta impressa la fotografia di Baudelaire, il quale Baudelaire ha scritto una cosa contro la fotografia, però al momento di farsi fotografare si è messo di bello così in posa. E allora io tutte le volte che mi fotografano cerco di mettermi in posa come Baudelaire. Ecco, quindi man mano, come dire, le arti hanno cambiato di soggetto, per cui prima c'erano le persone importanti, poi si è cominciato a fotografare anche le persone normali. E la stessa cosa, le opere d'arte hanno cominciato a rappresentare una realtà non elevata, non i grandi paesaggi, ma anche la vita quotidiana. Quindi si è abbassato, o meglio, semplicemente cambiato il soggetto delle opere d'arte, cioè l'arte si è rivolta alla
illustrazione di qualcos'altro, non più la religione, non più i potenti, ma una certa invenzione e scelta da parte dei, poi sono arrivati naturalmente i modernisti, a cominciare dagli impressionisti, naturalmente prima c'è questi passaggi si fanno teoricamente, in pratica, non è che quando Colombo ha scoperto l'America siamo entrati tutti nell'età moderna, il 14 di settembre del 1492, ecco, siamo diventati tutti moderni, no, naturalmente, ecco, allo stesso modo questi passaggi li facciamo noi teoricamente, in pratica per tutto il Seicento si sono continuate a fare i quadri religiosi, si sono continuate a fare i quadri delle persone importanti, e poi man mano, per esempio Goya, ecco, è un pittore che io adoro, rappresentava tutto, rappresentava i re, rappresentava i figli dei re, rappresentava le battaglie, rappresentava i criminali di strada, rappresentava i mendicanti, rappresentava tutto. E ecco, e questo significa che in lui incarna la trasformazione degli interessi delle arti per cose diverse da quelle precedenti. Ecco, allo stesso modo siamo arrivati nell'età contemporanea, qual è l'interesse delle arti contemporanee? Un altro che come persona io ammiro, ma come pittore sta attento, no, è quello che adesso mi verrà il nome, io ho l'amnesia dell'età. Si è uno molto è morto adesso, comunque non da molto, non da una 10-15 anni. Lui era una persona molto impegnata nel sociale, nella politica, e io per questo lo ammiro, lo ammiravo. Però, per esempio, quello che faceva come artista, per cui lui in realtà non era celebrato come persona politicamente avanzata, lui era celebrato per quello che faceva come artista. Per esempio, una cosa che io ho documentato, ho messo nel mio sito, si vede la fotografia, che è poi quello che resta della sua arte, perché poi l'arte concettuale è un concetto, il concetto non si vede, è un comportamento. Allora, il comportamento una volta fatto non c'è più. Allora, per mantenerlo, lo si fotografa oppure si fa un film di vedere cosa fa questo artista quando sta creando. Ecco, e lui che ha fatto? Lui si è messo in una stanza quasi a vuota, con un tappeto, con un coyote, ed è stato lì 3 giorni. E questa cosa è stata documentata. Dopodiché, attenzione, non era finita. Lui si è fatto avvolgere in questo tappeto, e lui, dentro il tappeto, e il coyote sono stati caricati su un aereo e sono stati portati negli Stati Uniti. E qui di nuovo sono stati aperti e sono stati mostrati al pubblico. Ecco, questa era la sua opera d'arte. Ora, a me questa cosa non mi dice niente, anzi lo trovo una grande sciocchezza. Che cosa voleva dire lui e il coyote nella stanza? Boh. Certamente, una cosa che alcuni hanno interpretato è che il coyote dopo 3 giorni si era abituato a lui. Secondo me, prof, voleva dire che tutti quelli che gli hanno prestato attenzione erano coyoti. Alla fine. Comunque, resta il fatto che io non apprezzo tutte queste forme di arte. Ecco, altre invece le apprezzo, ma non vi dico quali. Resta il fatto che però capisco che cosa cercano di fare. Cercano di scoprire quali sono gli interessi che si possono in qualche modo significare artisticamente nel momento contemporaneo. Quindi, ecco, secondo me Grassani sta anche lui lavorando in questo senso. E perciò che, come dire, mischia le arti, mischia la poesia con la pittura, mischia e con tutto quello che ogni giorno si vede, perché ogni giorno fa delle cose diverse. Non ho parlato, avevo preparato per esempio
certe sculture in cui si vedono, che tra l'altro sono piccole, e secondo me il piccolo non è mai ammirevole, secondo me vanno fatte in grande. Se quelle cose lì le avessi fatte guarda, in grande sarebbe... Magari sono bozzetti, poi... No, io sempre sono stato in cui ci sono delle figure che lottano tra di loro, ma soprattutto che si vede dall'espressione che soffrono. E questa è ovviamente una rappresentazione della sofferenza. Quindi lui sta esplorando una una notevole quantità di soluzioni, ed è questo secondo me il senso rilevante della sua arte. Mi fermo qui. E beh, soprannome Rave conserva tutte le qualità descritte dal professore. Grazie. Allora, ringraziamo tutti. La settimana prossima, prima di fare un brindisi a Michele, vi aspettiamo di là, come sempre, per stare un po' insieme. La settimana prossima avremo Bruno Mambrin che esporrà, e quindi vi aspettiamo tutti, mi raccomando, sabato prossimo qui alle 17, e sabato 13 febbraio. E poi quella è una pre-coccola, e poi c'è la coccola, nel senso che il maestro Mino Milani, che ha dedicato gran parte delle sue opere a Pavia, farà l'ennesima dichiarazione a Pavia e ha scelto la galleria, noi siamo molto orgogliosi di questo, per fare una dichiarazione ancora alla sua città e pavese. E vi aspettiamo qua per La storia ingrata, edita da Effige, e quindi sabato alle 17 ci sarà il professor Terzo con Bruno Mambrin, e domenica 14 febbraio, quale miglior modo di festeggiare la festa degli innamorati qua con noi? Vi aspettiamo con Mino Milani e il Gigi. Ah sì, è vero. E poi siccome anche noi dall'arte, dalla pittura, si spazia alla poesia, prendiamo come maestro Michele, abbiamo deciso quest'anno di indire il primo concorso di poesia dell'Arte 17, e come consegna, la deadline per consegnare la poesia, che quindi rianimate il poeta che è in voi e partecipate tutti, è venerdì 11 marzo. E poi il 20, che abbiamo scelto proprio la giornata che precede la giornata mondiale della poesia, ci sarà qui la premiazione della poesia più bella. Poi magari saranno tutte belle, però una vincerà, insomma. Grazie a tutti. Io volevo ringraziare un secondo, l'unica cosa che posso dire, devo ringraziare te, professore, Gigi soprattutto, perché siete delle persone umane, delle persone che stanno aiutando tanto, e per me è una grande gioia. E l'unica cosa, ecco, che posso dire, ancora tante grazie, perché siete stati veramente tanto carini, che state aiutando Michele, insomma. No, facciamo con piacere, perché ci interessa, se avesse fatto anche lui le cose del coyote non lo prendo. Siamo molto selettivi, quindi vuol dire che Michele merita tutto. Va bene, comunque. Viva Michele, viva l'arte!